Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume settimo, capitolo 44, 16 settembre 1906. Avendomi detto il confessore che Monsignore non voleva che venissero persone a visitarmi per non farmi distrarre, io gli ho detto: è più di una volta che date questa ubbidienza, ma mai si viene a capo. Si fa per un poco e poi si ritorna come prima. Mentre se voi mi date l'ubbidienza che io non parlassi più, il mio silenzio farebbe tutti allontanare. Ora, avendo fatto la comunione, ho detto al Signore: se è di vostro gusto, avrei voluto sapere come stanno le cose innanzi a voi. Voi sapete lo stato di violenza in cui mi trovo quando mi trovo con le creature, perché solo con voi mi trovo bene. Io non so capire il perché vogliono venire. Io mi mostro rustica, non uso nessun modo per attirarli, ma piuttosto modi rincrescevoli. Il perché vogliono venire non lo so. O volesse il cielo che potessi restare sola. E Gesù, in questo mentre, mi ha detto: figlia mia, la vera, nuda e semplice verità è la calamita più attraente per tirare i cuori e disporli ad affrontare qualunque sacrificio per amore della verità e delle persone che rivelano questa verità. Chi ha disposto i martiri a dare loro sangue? La verità. Chi ha dato la forza di sostenere la vita pura, illibata, in mezzo a tante battaglie, a tanti altri santi? La verità.
e la verità nuda, semplice, disinteressata. Eccoti il perché le creature vogliono venire da te. Ah, figlia mia, in questi tempi quanto è difficile trovare chi manifesti questa nuda verità anche dallo stesso clero, religiosi, devote. Nel loro parlare ed operare vi cova sempre dentro qualche cosa d'umano, di interesse o d'altro, e la verità viene manifestata come coperta o velata, sicché la persona che riceve non viene toccata dalla nuda verità, ma dall'interesse o da altro fine umano da cui è stata avvolta la verità, e non riceve la grazia e gli influssi che contiene la verità. Ecco perciò tanti sacramenti, confessioni sciupate, profanate e senza frutto, sebbene io non lascio di dar loro lume, ma non mi sentono, perché loro pensano che se volessero fare ciò perderebbero il loro prestigio, la benevolenza. La natura non troverebbe più soddisfazione, andrebbero a discapito dei loro interessi. Ma oh, quanto si ingannano! Perché chi tutto lascia per amore della verità sovrabbonderà di tutto più largamente degli altri. Perciò, per quanto puoi non lasciare di manifestare questa nuda e semplice verità, si intende, tu con lo starti sempre all'ubbidienza di chi ti dirige, e capitandoti il destro manifesta la verità. Tutto ciò che riguarda la verità, la carità, l'ho detto velato, ed avendomi detto l'ubbidienza che scrivessi tutto minutamente, sentivo come un'impressione che ancora non avevo ubbidito. Ed avendo domandato al nostro Signore, mi ha detto che stava così bene così detto, perché chi si trova in quei difetti già capisce. Capitolo 45, 18 settembre 1906. Dopo avere molto stentato, mi sentivo tutto oppressa e quasi un po' turbata, pensando il perché non ci veniva il mio adorabile Gesù. Onde alla sfuggita è venuto e mi ha detto: la pace è luce all'anima, luce al prossimo e luce a Dio. Sicché un'anima in pace è sempre luce, ed essendo luce sta sempre unita alla luce eterna, dove attinge sempre luce nuova per poter dare anche luce agli altri. Sicché se vuoi sempre nuova luce, statti in pace. Bene, ci fermiamo qui, perché la verità e la pace, ecco, sono argomenti oltremodo bastanti per una feconda meditazione, soprattutto anche per il modo con cui più articolatamente nel primo capitolo, ecco, meno e lungamente, ma non certo meno efficacemente nel secondo, Gesù parla di questi importantissimi argomenti, vero, straordinariamente importanti. Cominciamo dalla verità. L'occasione di questa esortazione è lo stupore di Luisa dinanzi all'interesse alla sua compagnia manifestato dalle creature. Nonostante appunto la sua vita schiva, dimessa, e il suo fare, a suo dire, poi bisogna vedere i santi, insomma, quanto c'è di vero al 100%, a suo dire rustico addirittura, e scostante sempre a quanto lei dice. E Gesù spiega, ecco, una cosa, insomma, che chiunque ascolterà questa meditazione o farà questa meditazione potrà confrontare con le risonanze interiori, con le esperienze vissute. Ed è questo. Lui dice: guarda, le persone sono attratte da te, perché da te trasuda, traspare, fuoriesce la verità. È chiaro che così sia, insomma, perché Luisa stava in contatto continuo con colui che è la verità. E
ha ricevuto tante informazioni, tante notizie, nulla di nuovo per certi aspetti, come sappiamo, perché la dottrina della divina volontà non è niente che la quintessenza della santità e l'approfondimento, lo svisceramento ultimo, diciamo così, e lo spezzettamento dettagliato, insomma, particolareggiato del grande disegno di Dio sugli uomini, che farli felici vivendo nella sua divina volontà, insomma, che non è altro che il motivo per cui sono stati creati, e la dotazione perfetta, insomma, che aveva Adamo e che poi purtroppo è andata perdendosi, estinguendosi, addirittura per molti neanche lontanamente raccapezzandosi, doveva andarla a ritrovare, insomma. Ecco, quindi, però, ecco, qui Gesù dice una cosa molto importante, che è anche un criterio generale. Dice: la verità è la calamita più attraente per tirare i cuori e disporli ad affrontare qualunque sacrificio, sia per amore della verità, ma anche delle persone che rivelano questa verità. Allora, la verità, che è tutto ciò che attiene a Gesù e a quello che lui ha detto. Gesù ha detto una cosa molto semplice: io sono la verità. Quindi, qualunque verità, informazione che venga dal cielo e sia formulata correttamente ed esposta fedelmente, perché noi la verità non la possiamo alterare, annacquare, ammorbidire, tradire in certi casi, alterare, ma dobbiamo semplicemente prenderla e restituirla. La Chiesa insegna autorevolmente che la sua missione è quella di custodire fedelmente e santamente, trasmettere ciò che le è stato rivelato. Tra l'altro, il Magistero della Chiesa, come sappiamo, ha anche il compito di tirare fuori dal deposito della fede, esplicitandolo, ciò che già vi è contenuto, ma che non sempre è detto in termini chiari ed espliciti. Questo è il compito del Magistero. Basta, non c'è altro da fare. Ora, è molto importante, qui Gesù non lo dice, ma lo sottintende, no? E lui si dice: tutto ciò che riguarda la carità l'ho detto velato. La verità va sempre detta, ma con garbo, con dolcezza, a tempo, a modo opportuno, senza gridare, senza alzare la voce, senza accusare chi sta ancora lontano dalla verità, senza sbatterla in faccia come una mannaia, insomma, che distrugge anziché edificare, anche se certamente è indubbio che il confronto con la verità comporta un travaglio, comporta spesso una sofferenza, un incontro con la croce, perché la verità ci mette a nudo e molte volte ci mette in condizione, insomma, ci sollecita, ecco, sempre lasciandoci liberi ad operare molti cambiamenti nella nostra vita. Questo è, non è la verità del cristianesimo, non è una verità teorica, d'accordo? Quindi io ricordo, insomma, nella lettera di Papa Francesco, Gaudete et Exultate, quella sulla santità, tra le eresie dilaganti oggi c'è un capitolo dedicato allo gnosticismo. Lo gnosticismo è esattamente l'eresia della verità, cioè chi pensa che il compito del cristiano sia conoscere in linea teorica una serie di verità possibilmente strane, d'accordo, esoteriche o misteriose, riservate a poco, che questa conoscenza sia quanto basta per raggiungere la salvezza. Questo è detto in termini, questa forma che sembra una scemenza, sembra una sciocchezza, ma è un fatto vero. Si pensi, insomma, oggi tutta la smania che le persone hanno di sapere, di andare a sondare rivelazioni strane, fenomeni strani, insomma, no? Perché? Anche il contatto a volte con eventi soprannaturali e autentici è un contatto malato, come chi frequenta alcuni luoghi molto popolari di manifestazioni mariane, però poi non mette in pratica nulla di quello che la Madonna
avrebbe detto di fare nei messaggi che ha dato. Che ci vai a fare nel luogo dove ci sta una cosa straordinaria se non metti in pratica quello che è il contenuto essenziale di quei messaggi? Che ci vai a fare? Cioè, quando Gesù appare, anche quando appare a Luisa, quando la Madonna si rivela, non è che appare perché deve fare uno show, d'accordo? Uno sfoggio, d'accordo? Allora vado alla ricerca, voglio vederlo, voglio vedere i segni strani nel cielo, nelle nuvole, i soli che girano, cose del genere. Gesù non appare per questi motivi, o la Madonna non appare per questi motivi, appaiono per richiamarci a qualcosa di già noto, già presente nella vita della Chiesa, ma che è stato un po' tralasciato, dimenticato o poco considerato. Tutto qui. Cioè il punto di riferimento essenziale è sempre la verità, con la V maiuscola. E Gesù dice verità nuda, semplice, disinteressata. Cioè qui si passa un pochettino da coloro che la devono annunciare, no? Per esempio pensiamo al disinteressata. Un ministro di Dio non può, in nome del proprio personale tornaconto interesse, né alterare la verità, né dissimularla, né tacerla. È evidente, l'abbiamo già detto, che bisogna dirla a modo, tempo opportuno, dolcemente, delicatamente, sollecitando la persona a riflettere, a ragionare santamente, a confrontare la propria coscienza con la verità che gli viene annunziata, e la propria coscienza, quando si fa questo tipo di operazione, è già inclinata di per sé a accogliere e riconoscere la verità se non ci sono delle preclusioni a priori. Quindi la Chiesa in questo tempo sta particolarmente attenta, e fa bene, alle modalità di trasmissione della verità, perché oggi stiamo in un mondo molto peggiore di quello dove è vissuto Luisa, dove la gente ha completamente perso la bussola. Quindi delle cose che sono proprio ovvie, sono l'ABC grossolano anche, no, della vita di fede. Molta gente non gli passa nemmeno per la preanticamera del cervello. E allora questi poveretti vanno presi per mano e vanno condotti, insomma, no? Quindi la verità si dice piano piano, tra l'altro, no? Ecco, quindi c'è una gradualità nell'avvicinarsi alla verità. C'è tutto quanto un processo che deve essere, però, pur con tutte queste dovute attenzioni, la verità va detta. Sempre. E va detta in maniera nuda, cioè così come è, quello che era vero ieri è vero oggi e sempre. Perché se una cosa che si riteneva vera ieri, oggi si pensa che tale non sia, sono due le cose: o non era vero manco ieri, oppure oggi ci stiamo sbagliando. C'è un antico adagio che viene dagli scrittori ecclesiastici, molto antico, che dice semel verum, semper verum, cioè se una cosa è vera sempre. Quindi certamente, come tra l'altro soprattutto alcune costituzioni del Concilio Vaticano II spiegano, bisogna sempre distinguere il contenuto della verità da alcune modalità esterne, forme, modi che possono cambiare senza cambiare la sostanza, no? Facciamo subito l'esempio più macroscopico, più evidente, che è la Santa Messa. La Santa Messa anticamente si celebrava in una forma, adesso è stata riformata, d'accordo? E per cui abbiamo una forma ordinaria di celebrazione della Messa, che è quella comune, e una forma straordinaria. Oh, certamente le due forme non sono uguali. Non sono identiche, altrimenti non sarebbero due, sarebbe una sola. Hanno delle distinzioni, hanno delle peculiarità, hanno delle accentuazioni distinte, hanno, come dire, anche dei target, degli obiettivi pastorali differenti. Ma attenzione, la messa è una.
perché l'essenza della messa, che è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce, è garantita dalle norme liturgiche della Chiesa e soprattutto dall'osservanza corretta delle parole della consacrazione, pronunciate da un ministro validamente ordinato. Poi certamente si può discutere se, come dire, alcune forme esteriori sono migliori o peggiori di altre, favoriscono di più la partecipazione o meno, favoriscono di più la comprensione dell'esatto significato della messa, della sua essenza. Questo si può tanto discutere, però si deve anche comprendere, ecco, che altra è la forma, altra è la sostanza. Quindi questo vale in tutte le cose, no? E per questo è importantissimo essere formati e ferrati nella verità, nella conoscenza della verità. E le persone che in qualche modo si sforzano di portare la verità attirano chi? Attirano le persone ben disposte, attirano le persone che sono in ricerca, perché dalle persone che non sono in ricerca attirano odio, attirano persecuzione, attirano contestazione, attirano a volte maldicenze, calunnie, insomma, di tutto e di più. Però, siccome tra gli uomini, questo dobbiamo sempre pensarlo, non sono tutti quanti chiusi come i farisei o corrotti come i grandi peccatori, ci sono molte persone che sono semplicemente smarrite, cioè vorrebbero sapere tante cose ma non trovano, e però hanno questo desiderio, hanno questo cuore aperto, e quando lì intercettano una persona che parla della verità, volano come api sul miele, subito. Ecco, quando purtroppo questo non c'è, vengono vanificati, spiega Gesù, anche i mezzi di grazia. Tanti sacramenti, confessioni sciupate, profanate senza frutto. Per esempio la confessione. Se io non sono ben ferrato sulla verità e non ho fatto un cammino, quando mi vado a confessare dirò quattro sciocchezze, d'accordo? Magari anche farò anche una confessione che per lo stato della mia coscienza è pure sincera, insomma, no? Perché io quello vedo che non va. Ma noi non possiamo accontentarci di questo, perché per fare una buona confessione ci deve essere un confronto a 360 gradi con la dottrina della Chiesa sui 10 comandamenti, ben sviscerati, perché se no io posso fare delle cose gravissime, ma io penso che non ci sia niente di male, mi vado a confessare, le ignoro quelle cose, ma quella confessione, capite, non vale quasi nulla. Se io ignoro alcune cose, tra l'altro, cioè, almeno non è sacrilega, ma se io le so perché magari le ho sentite a catechismo e faccio finta di niente, o mi sono fatto la mia morale, che alcune cose tanto non c'è niente di male, manco le confesso, quella confessione è sacrilega, però. Quindi non soltanto che produce pochi frutti, ma produce danni. Ecco. Ricordiamo questa frase di Gesù: chi tutto lascia per amore della verità sovrabbonderà di tutto più largamente degli altri. Ecco. La verità, la ricerca sincera, ecco, e equilibrata, ecco, non curiosa, ecco, perché a volte poi si instilla anche nei percorsi le anime curiose che cominciano a farsi una serie di domande astruse, scervellotiche, o di andare a sapere, insomma, ma quella situazione, anche sulla Divina, ma Adamo ed Eva, allora come facevano? Cioè, ecco, la curiosità non è mai, non ha niente a che fare con la verità, no? Ecco, la verità è una cosa grossa, la curiosità è semplicemente soddisfazione di alcune nostre morbose, malsani, ecco, desideri di sapere cose non utili, ecco, e non giovevoli. Alla salvezza, su questo il nostro Signore non parla mai, perché la curiosità è cattiva consigliera, come diceva San Bernardo, è uno dei gradi dell'orgoglio e della superbia, quindi il nostro Signore non soddisfa mai. Bene, volgiamo adesso lo sguardo alla pace, ecco, che se la verità ci ha preso un pochino di tempo anche per rispettare le proporzioni di lunghezza dei capitoli, no? La pace. Allora, se noi impiegassimo le nostre energie in prima battuta, no? Ecco,
quantomeno a controllare che nella nostra anima la pace non sia mai alterata da nulla. Quindi intervenendo anche quando sopravvengono, purtroppo a causa delle nostre passioni, non ancora morte, perché non ancora regnante perfettamente la divina volontà in noi, quando cominciano a prendere piccole impazienze, le piccole ansie, i piccoli turbamenti, lì bisogna immediatamente intervenire, subito. Credo di averlo detto già in qualche altra meditazione. Perché la pace è luce all'anima, attenzione, luce al prossimo, è luce a Dio addirittura. Cosa vuol dire luce all'anima? Che solo se stai nella pace tu puoi vedere, discernere davanti a Dio ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è opportuno e ciò che è inopportuno, ciò che è vero e ciò che è falso. Non agendo mai, non facendo mai quelle stupidaggini che tutti gli uomini fanno dalla mattina alla sera in continuazione, che è agire in maniera sconsiderata, e precipitosa, e disordinata. E quindi produttiva, l'abbiamo sentito nella meditazione dei giorni scorsi, di tenebre in continuazione. Tenebre su tenebre, tenebre su tenebre, tenebre su tenebre, altro che luce. E dobbiamo dare assolutamente per certo, qualunque cosa turbi la pace, dobbiamo cacciarla via dalla nostra anima. Quello è il primo segno che stiamo uscendo certissimo dalla volontà di Dio. Non esiste segno più certo di questo, perché un'anima che sta sempre in pace. Quindi il tasso della tua adesione a Dio e ai suoi voleri è il tasso di pace non solo esteriore, ma interiore. Niente turbamenti, niente agitazioni, meno che mai niente angosce, d'accordo? Concitazioni, ecco. Inquietudini. Lì c'è il diavolo, per essere espliciti, come spesso lo è anche il Papa, non c'è Dio, c'è il diavolo ogni volta che la pace non c'è. Poi non è luce al prossimo, perché una persona che non sta in pace e non capisce niente già da lei, disorienta anche il prossimo, se parla fa danni, d'accordo? O addirittura diventa poi foriero di scortie, di inimicizie, di chiacchiere inutili, quando non dannose. Ed è addirittura luce a Dio, perché Dio in un'anima, diciamo, pacifica, e può continuamente far passare i flussi delle sue grazie senza nessun tipo di ostacolo. Cosa dice la Sacra Scrittura? Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, dice San Giovanni, l'Apostolo. Se viviamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Questa è una citazione testuale della prima lettera di Giovanni, che sto facendo a memoria. Quindi, luce e pace sono due cose che sono praticamente, nel Vangelo di San Giovanni soprattutto, e nelle sue lettere, sono quasi sinonimi. E appunto, un'anima in pace, essendo sempre unita alla luce eterna, perché Dio è questo, cosa fa? Attinge sempre nuova luce, sempre nuova luce. Sempre una migliore conoscenza della verità, sempre un maggior spirito di discernimento e di lucidità, che giova anzitutto per sé, ma giova anche al prossimo, da poter dare anche luce agli altri. E quindi Gesù dice: se vuoi sempre nuova luce, statti in pace. Possiamo fare il contrario, no? Se in pace non stai, la luce nuova non ti verrà. Perderai pure quella che ha e cominceranno a calare le tenebre in te e fuori di te. Ecco, poi dobbiamo dire un'ultima cosa che non c'è scritta qui, ma c'è scritta nella Bibbia ed era il motto di Pio XII, ecco, cioè che la pace è l'opera della giustizia o, come diceva Sant'Agostino, la tranquillità dell'ordine. Concludiamo con queste due meditazioni. Opera della giustizia che significa? Significa che tu stai tanto in pace quanto sei giusto. Chi è giusto? Giusto è chi sia giusto alla divina volontà.
Quindi quanto più tu stai facendo quello che Dio vuole, più stai in pace. Appena ti discosti da quello che Dio vuole, immediatamente la pace la perdi. Questo è l'altro spunto. Poi la tranquillità dell'ordine, la tranquillità dell'ordine. Quando noi conduciamo una vita ordinata, e qui ordinata dove Dio sta al primo posto, le cose di Dio stanno al primo posto, i doveri stanno al secondo, tutto quanto fatto in maniera decente, nella nostra giornata c'è un ordine, c'è una disciplina, non ferrea chiaramente, non maniacale, però c'è, ed io ho questa attenzione a non lasciare che questa sia turbata, non che non sia sconvolta, sconquassata, starò in pace, perché l'ordine produce tranquillità, serenità. Il disordine, sia interiore che esteriore, è il nemico numero uno della pace, perché senza l'ordine la pace non c'è. Ecco, sono argomenti importanti, spunti di meditazione. Come diceva un testo del Libro della Sapienza, che nel Libro dei Proverbi che ho meditato ieri sera durante l'ora santa, dice: guardate, chi è sapiente, quindi chi fa tesoro di queste cose e le mette in pratica, fa un regalo a se stesso. Chi invece è beffardo o stolto porterà su di sé la pena della propria stoltezza. Uscire, ecco, non tenere nel debito pesantissimo conto queste esortazioni fondamentali che Gesù fa, vuol dire fare un danno enorme a noi stessi. E chi ne paga le conseguenze, insomma, di una vita non bella, con tutte quante l'assoggettamento solito alle passioni malsane, all'incursione del diavolo che ci sguazza fuori della verità e fuori della pace, quello è il suo regno, d'accordo? Chi sta male poi stiamo noi, e chi ne fa le spese siamo noi. O Santa Vergine Maria, tu sei invocata dalla Chiesa come sterminio e rovina del demonio di tutte quante le eresie, baluardo invincibile di custodia della verità ed anche aiuto per coloro che non conoscono bene la verità o addirittura si trovano nell'errore per comprendere l'errore in cui si trovano, per lasciarlo e per conoscere quella verità che ignorano. Tu sei un baluardo e un ausilio formidabile in questo, e quindi scendi in aiuto di tutti quanti coloro che cercano la verità e non riescono a trovarla, o che la cercano ma ancora incoscientemente, involontariamente sono avvolti dalle tenebre dell'errore. E tu che sei la regina della pace e ami essere invocata con questo aureo titolo, aiuta tutti quanti noi a custodire questo immenso tesoro del cuore, o a ritrovarlo se l'abbiamo perduto, tenendo sempre presente che in quanto opera della giustizia la prima via per ritrovare la pace è riconciliarsi a fondo con Dio. Quando non si fosse mai fatta nella nostra vita, come tu caldamente raccomandi, una confessione ben fatta che porti dinanzi alla Divina Misericordia tutte le volte in cui ci siamo tolti la pace allontanandoci da Dio, peccando, è la prima cosa da fare. Parla al cuore dei tuoi figli e delicatamente portali a vivere nella Valle Santa della verità e della pace.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.